Shark Baby Cup, quarta tappa, siamo con Gilberto Nicola, secondo classificato, dopo un etap bello, avvincente, combattuto. Due parole su questa etap e sul tuo avversario. Guarda, comunque le zappe è durato veramente poco, è durato 10 minuti, comunque è stato un bel zap, siamo arrivati praticamente, dicono le persone, in pratica più brave, almeno così dicono, e niente, vabbè, la mano incriminata è stata che lui mi ha fatto un race, un mini race per due, io con asso 3 suited ho deciso di appoggiarmi e a flop è uscito 2-10 con il 7, tra cui 4 fiori, quindi ero in draw di fiori e abbiamo cercato entrambi a flop, quarta carta è uscito un 5 in influente, io ho cercato di mantenere un pot controllo sul piatto e lui mi ha puntato, io gli ho fatto un re-raise, lui ha mandato la vasca e io a quel punto ho collato, avevo ancora il 30% di odds, ero rimasto con 1 milione, quindi, e non gli facevo, a dire la verità non gli facevo 10, comunque è andata così come è andata. Comunque è stato veramente un bel torneo, tra l'altro un torneo che, diciamo, avendo avuto un leggero calo sui numeri, ha favorito molto voi giocatori per la tenuta della struttura e per la giocabilità, mi è sembrato. Sì, assolutamente sì, infatti ci ho fatto caso pure io su questa cosa qui, ci ha agevolato un pochettino, specialmente insomma io che sono in classifica generale, quindi sì, penso di sì. Classifica generale, direi che adesso siamo primi. Siamo primi, sì, finalmente abbiamo raggiunto il podio, sono partito terzo, poi secondo e adesso sono primo, cerchiamo di mantenere questa classifica. Tu sai che lo Shark Baby Cup, il nostro circuito, nasce anche molto sul lato umano dei giocatori e io ho visto per 3 giorni una ragazza meravigliosa che ti seguiva, ti supportava, ti sopportava senza mai fare una piega. Com'è la vita di coppia di un giocatore? Guarda, ti dico la sincera verità, all'inizio lei è un po' restia su questa cosa qui e addirittura mi remava un pochettino contro. Dopodiché ha visto comunque tutto il mio impegno che ci metto su questa cosa, che è una passione che ho fin da quando ero piccolino, cioè gioco a poker da quando ho 13 anni, me l'ha trasmesso mio nonno, ho sempre detto, e poi mi sono appassionato al Texas Hold'em da 10 anni a questa parte, ho fatto dei progressi, diciamo, notevoli, sì. Voglio ricordare che ho fatto soltanto 5 tornei nei casinò e ho fatto 5 in demoni, quindi porto una bella media. E niente, adesso è la mia fan numero uno, quindi non posso che ringraziarla, anche se la vita del giocatore è un po' particolare perché siamo sempre in viaggio, siamo sempre in pratica sotto stress, però lei, diciamo che mi capisce, mi sostiene e tutto quanto. Ecco. Programmi futuri? Programmi futuri, vabbè, a parte finire questa ultima tappa dello Shark Bay a novembre, sperando comunque di vincere questo campionato, perché ci tengo veramente a vincere questo campionato, sono venuto in pratica per vincere questo campionato, oltre in pratica alla questione economica, ma anche un buon biglietto da visita, chissà. Per grandi obiettivi. Sì, esatto. Un'ultima domanda. La nostra è una struttura, una società, un'azienda che si occupa di organizzazione di tornei low buy-in, come noi ci sono altre organizzazioni, non in contrapposizione, ma diciamo che serviamo un altro mercato rispetto a organizzazioni come possono essere quelle più grandi con cui lavorano PokerStars o altre case. Differenze particolari che riscontri nell'organizzazione, vantaggi e svantaggi, perché partecipare a un torneo low buy-in piuttosto che insieme a? Guarda, a dirti la verità, io non ho, sì, infatti, ma non ho tanta esperienza, ti ripeto, io ho fatto soltanto 5 tornei, quindi non ho visto tantissime altre organizzazioni, però devo dire che lo Shark Bay a me mi è piaciuto fin dall'inizio. Proprio come dicevi tu, dal punto di vista umano, ho sentito proprio una vicinanza sotto quel punto di vista e è come se mi fossi trovato veramente a casa mia, veramente mi sono trovato bene e infatti non faccio altro che contattarvi tramite Facebook sul sito e voi siete sempre molto celeri, molto cordiali, non solo con me ma anche con altre persone, quindi veramente è un'organizzazione 10 e lode.
L'ho pagato chiaramente per dire queste cose, però è un amico. Non ti preoccupare. Io ti ringrazio veramente di aver partecipato, complimenti ancora per il risultato e ci auguriamo di vederti sicuramente all'ultima tappa dello Sharway, magari incidentalmente anche al DIP. Assolutamente, grazie. Assolutamente, ringrazio voi, ringrazio la struttura, tutti quanti e ciao a tutti. Ciao. Grazie. E grazie ancora. Ciao, ci vediamo.